sono arrivato alla rampa, che dopo la vedremo, e lì hanno preso 320 ragazzi, più o meno fino a 35 anni, io avevo 20 anni, e ci hanno portato qui perché lì per lì pareva che avevano bisogno di persone per farle lavorare qui. E c'era un interprete greco raccomandato di rispondere sempre no, cioè il comandante chiederà se siamo forti, sì, vogliamo lavorare, sì, abbiamo pidocchi, no, siamo malati, no. La divisa, e qui c'è scritto che c'era una distinzione tra chi era ebreo, cioè la stragrande maggioranza, e chi non lo era. Distinzione che poi vi ho detto in realtà è una distinzione formale. Qui dice che tutti gli oggetti, se appartenevano a un non ebreo, venivano sempre confiscati, però perlomeno venivano registrati, cioè c'era scritto nome e cognome, lascia l'orologio, lascia 100 marchi, per esempio, eccetera. Ai non ebrei glieli prendevano e basta. Dovevano consegnare tutto, perché poi nudi dovevano essere lavati con queste docce anche violente, rasati completamente in ogni parte del corpo, e questo naturalmente davanti a tutti, quindi immaginate per le donne, e poi con un disinfettante perché avevano paura che appunto le persone avessero malattie infettive, pidocchi eccetera. Solo dopo veniva fatto alla fine il tatuaggio da prigionieri, quindi non essendo magari particolarmente capaci, dicono che insomma non era piacevole farselo, anche se era abbastanza rapido, perché veniva fatto con un sistema, un timbro praticamente con degli aghi che giravano, preparavano un numero e ti entravano direttamente questi aghi nel braccio. Dopo qualche giorno, come si fa un tatuaggio normale, cade la crosticina e rimane il numero tatuato dalla parte esterna. Erano crematori industriali, industriali nel senso che lì dovevi lavorare 24 ore su 24, che le persone venivano fuori sformate di quella camera gas. Ogni volta che finiva il gruppo, che veniva estratto il gruppo, c'erano delle persone che dovevano lavare tutto e dare sempre una mano di calce bianca, anche se era un po' umido. Quando venivano gli altri, sapendo che erano le docce, di solito si sa quando sono le docce così e se rimane sempre umido, ma non se ne accorgevano che lì prima di loro era già stato fuori ammazzati tante persone, a volte 1200, fino a 1800 persone potevano essere messe in queste camere. Hanno trovato questo Ciclon B, che è un deratizzante, quindi un prodotto che serve per i parassiti. Si rinchiudono queste persone dentro e si butta questo gas. Come funzionava questo gas? A contatto con la temperatura corporea dell'ambiente, sui 27 gradi, si vaporizzava, quindi sprigionava appunto la sostanza velenosa e uccideva per asfissia. Tutto questo accadeva in questo campo di sterminio di Birkenau, che sarebbe poi Auschwitz II.